Eccoci qui, mezzanotte in punto, mezzanotte superata da circa 2 minuti per essere ancora più precisi, in diretta su Rete 8 Sport, il post partita, terzo tempo live, in diretta con Alessandro Alberti. Ciao Alessandro. Ciao Massimo. Allora, sintetizziamo questa partita e poi vedremo le immagini. È una partita dove il Pescara, anzi il Lecce ha vinto meritatamente, il Pescara purtroppo ha riconfermato di non essere in una condizione di forma e di prestazione accettabile, ha perso meritatamente, ormai è un mese e mezzo che questa squadra è in fase di involuzione e adesso si entra nel vivo del campionato, quantomeno bisogna cercare di mettere al sicuro i playoff. Abbiamo commentato nella prima ora di trasmissione che il mio punto di vista è che questa sia una squadra in debito di ossigeno, poi sentendo parlare l'allenatore sembra che oltre a questo forse ci potrebbe essere anche un calo mentale, non lo so, non è il Pescara ovviamente di inizio di stagione, mai come questa sera sono un po' preoccupato sul proseguio del cammino del Pescara. Allora andiamo a vedere la classifica prima delle immagini. Lecce e Pescara 2-0, i gol di Lamantia e Mancoso al 13esimo, al 36esimo, il primo tempo al 79esimo, espulso Marras, brutto fallo da Tergo ai danni Petriccione, dunque il Pescara ha chiuso in 10 uomini. Questi i risultati della 30esima giornata: Cremonese-Verona 1-1 giocata venerdì, Ascoli-Benevento 2-2, a Carpi Crotone batte Carpi 2-1, Cittadella-Padova 1-1, Cosenza-Palermo 1-1, Perugia-Livorno 3-1, Salernitana-Venezia 1-1, Brescia-Foggia 2-1, il posticipo di questa sera, Lecce batte Pescara 2-0. Vediamo ora la classifica, tra l'altro per il Pescara si tratta dell'ottava sconfitta stagionale, sesta in trasferta in altrettanti scontri diretti, e questo vorrà dire pure qualcosa. Brescia 53 punti, guida la classifica la squadra di Eugenio Corini, al secondo posto sale proprio il Lecce, matricola fino a un certo punto di questo campionato, però viene dalla Serie C la squadra di Fabio Oliverani, 51 punti. Palermo 50, prossimo avversario del Pescara mercoledì 3 aprile alle ore 21, posticipo della 31esima. Al quarto posto il Verona, quota 47, rimane al quinto posto il Pescara con 45 punti, poi a seguire Benevento e Perugia 44, Cittadella 41. Al nono posto, dunque ai margini in questo momento della zona playoff, lo Spezia, che proprio oggi ha riposato, in questo turno ha riposato. Salernitana e Cosenza 35, Ascoli 33, Cremonese 32, Livorno e Crotone 30, Venezia 29, Foggia 27, Padova 24, chiude il Carpi con 22 punti. Ricordiamo, mercoledì ancora una volta Pescara-Palermo alle 21, domenica prossima 7 aprile il sentitissimo derby di Ascoli con inizio alle 15. Ascoli che era in vantaggio per 2-0 e poi è stato rimontato dal Benevento che è riuscito a riequilibrare le sorti del match proprio al 90esimo, un rigore contestato e trasformato da Nicolas Viola. Benevento che ha chiuso la partita in 9 uomini espulsi Caldirola e Tuia. Nel Palermo non ci saranno Rajkovic, Bellusci e Nestorowski, tutti e tre per squalifica mercoledì sera. Il Pescara privo di Marras per lo stesso motivo, espulso nel finale della gara di Via del Mare, dello stadio di Via del Mare, per un brutto fallo, tra poco lo vedremo, ai danni di Petriccione. Tra l'altro il Pescara poi giocherà venerdì 12 aprile, dunque confronti ravvicinati in casa, un altro scontro diretto contro il Perugia alle ore 21. Beh, insomma è un bel tour de force. È un bel tour de force, assolutamente sì. Mentre leggevi la classifica stavo un attimo sfogliando, il Pescara le ultime due gare di campionato le giocherà dopo il turno, dopo che osserverà la sosta, sì, il Pescara di giocherà riposo contro il Carpi e la Salernitana. Il Carpi credo che sarà matematicamente in Serie C, la Salernitana probabilmente non avrà niente da credere al campionato, quindi io credo che questa squadra dentro la griglia dei playoff ci andrà.
volente o nolente. E No, le ultime due c'era contro Venezia e Salernitana. Mi ricordava a caso. Venezia e in casa, con, in la casa con la Salernitana. Il problema è questa squadra, come ci arriverà a questi playoff. In questo momento c'è una situazione di negatività sia sotto il profilo del gioco che sotto il profilo della condizione fisica, però io spero che possa essere un momento passeggero. Sentendo Ciofani nella zona free dopo la partita, insomma, evidenziava il fatto che qualche giocatore viene da qualche infortunio e quant'altro, quindi si può auspicare che un po' tutti trovino la migliore condizione. Però rimane che un po' tutti sono sempre i soliti 13 che giocano, non c'è verso che entri qualche volto nuovo. Non so se questo è un bene o un male. Certo, dall'esterno si fanno dei commenti, poi probabilmente chi vede gli allenamenti e chi allena la squadra farà le sue valutazioni, è pagato per questo. Assolutamente. Allora, mezzanotte e 7 minuti, andiamo a vedere prima le schermate. Dal punto di vista tattico è cambiato qualcosa? Pronti via? Per quanto riguarda il Pescara, questo accorgimento per sfruttare non è andata bene, non ha funzionato. Le qualità appunto di Brugman, che è stato un finto trequartista. Noi abbiamo messo la schermata secondo i canoni, abbiamo disposto la squadra secondo i canoni del 4-1-3-2, perché Brugman in realtà era un falso trequartista, si abbassava spesso a ricevere palla per imporre. Ogni tanto lo vedevi sulla tre quarti, però insomma gli effetti non sono stati positivi. Bruno come schermo, le vere novità, Ciofani a destra ma soprattutto a destra, che è stato appunto preferito a Balzano, e Pinto a sinistra, il debutto assoluto per Giovanni Pinto, classe 1991, di proprietà del Parma lo scorso anno ad Ascoli. Campagnaro e Scognamiglio centrali, rientravano rispetto alle ultime partite Campagnaro, Brugman e Mancuso dopo il turno di stop causa squalifica, davanti insieme con Marras, Memusciai e Crecco Mezzeali. Vediamo il Lecce dopo il sorprendente, clamoroso e debordante 7-0 sull'Ascoli. Liverani decide di confermare tutti, 4-3-2-1 in realtà, più che 1-2, perché Falco ha giocato sulla tre quarti insieme con Mancosu, entrambi alle spalle di Lamantia. Vigorito tre pali, Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni in difesa, Taxidis, Tabarelli e Petriccione a centrocampo, appunto come detto dianzi, Falco e Mancosu alle spalle di Lamantia. Vediamo le immagini più importanti della partita. L'arbitro della contesa, Ross di Pordenone. Il Lecce ha un attacco prolifico, 51 gol prima di questa partita, il secondo migliore attacco del campionato dopo le 7 reti rifilate all'Ascoli. Tra l'altro viene da 3 vittorie consecutive in casa, davvero un gran momento per la squadra del cui quadrato Fabio Liverani, inquadrato anche Lamantia, il cannoniere del Lecce con 12 gol, segnerà la sua rete numero 13 in questo confronto. Comincia subito con un piglio assolutamente aggressivo la squadra giallorossa, come nel suo DNA. Subito le proteste per un presunto fallo di Mani, un sospetto Mani in area di Crecco. Guardate Taxidis e tutti gli altri giocatori che fanno capannello attorno all'arbitro Ross di Pordenone. Infatti qualche dubbio, più di un dubbio rimane. C'è il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo, uno schema, il cross di Falco, il colpo di testa, la spizzata di Venuti, uno degli ex della partita, e Scognamiglio che si dimentica letteralmente la Mantia, che sbuca alle sue spalle, sblocca il punteggio. 13° minuto nel corso del primo tempo, 13° gol in questa stagione. Prova a reagire il Pescara con Brugman su calcio franco, quasi dipinge un capolavoro su calcio piazzato, forse deviato, ma non ci sarà calcio d'angolo. Il raddoppio del Lecce, sinistro destro, gran tiro di Mancosu dopo la respinta di Campagnaro. Cascano tutti sul tabellone, era caduto sia Lamantia e lo stesso Mancosu all'atto dell'esultanza. Dunque il gol di Mancosu, l'11° centro in questa stagione per la classe 1987, davvero un gran gol, ma è mancata la copertura di Brugman dopo la respinta di Campagnaro. Poi ancora il Pescara che prova
prova a reagire con Scognamiglio e questa è una palla gol di testa, è stato imbeccato alla perfezione da Marras, avrebbe potuto accorciare le distanze del Pescara nel primo tempo e quindi finisce qui. Duplice fischio di Ross di Pordenone, cambia qualcosa a livello tattico, anzi ridisegna la squadra nell'intervallo il tecnico del Pescara Beppe Pilon, entra Bellini al posto di Bruno, 3-5-2, Pinto viene alzato sulla fascia sinistra come esterno, dall'altra parte Marras, Brugman torna a fare il metronomo, eccolo qui che muove il primo pallone di questo secondo tempo, ma è ancora Lecce perché il Pescara sì, si sistema meglio dal punto di vista tattico, ma non riuscirà mai ad impensierire il portiere Vigorito. Qui Petriccione dai 20 metri, grande risposta da parte di Fiorillo, poi il fuorigioco di un giocatore del Lecce, ci prova anche Lucioni di testa, non inquadra il bersaglio, poi una mischia in area di rigore del Lecce con i difensori che riescono a disinfettare l'area salentina, si lamenta Scognamiglio, tra l'altro la maglia viene strappata da un avversario e poi il sinistro di Falco con la palla che lambisce il palo della porta difesa da Fiorillo che però era sulla traiettoria, ci prova anche Taxidis sul calcio franco, il tiro alle stelle, poi il pallone recuperato da Petriccione, 79esimo, è praticamente la vendetta se possiamo dire così, ma molto ingenuo qui Marras, un brutto fallo ai danni di Petriccione, un fallo di frustrazione, non so come definirlo, però sicuramente un fallo molto brutto da tergo, cartellino rosso, salterà il match con il Palermo e qui c'è l'opportunità per Mancosu che cestina una clamorosa opportunità praticamente a tu per tu con Fiorillo, eccolo qui inquadrato Mancosu, poi in contropiede Palombi che era subentrato da qualche minuto a Falco alla palla del 3-0 ed è bravissimo Fiorillo ad evitare il tris per la squadra di Fabio Liverani, non succede altro, il Lecce prevale, vince per 2-0, una vittoria strameritata da parte della squadra di Fabio Liverani. Abbiamo rivisto brevemente le azioni, che te ne è parso? Mi è parso che l'unico tiro che è entrato nella porta l'ha fatto Scognamiglio ed è questo è il dato di fatto, questo il Pescara di oggi in questo momento non c'è. No, non c'è sotto il profilo del gioco, non c'è sotto il profilo della condizione, l'unico che è in condizione è Scognamiglio, l'unico veramente incazzato è Scognamiglio che fa la guerra con tutti, è una squadra in questo momento molle, non riesco dall'esterno a dare una giustificazione logica, nelle ultime 3-4 partite quella che è stata la mia impressione è di aver visto una squadra in calo di condizione fisica. E questo è il mio punto di vista. Adesso vediamo cosa succederà in questa settimana, visto che si giocheranno altre due partite nel giro di 5 giorni. Molto delicate. Ma sono delicate anche per le sì. squadre che ci affrontano. Ah, beh, certo. Questo non è che è solo delicato, delicato per il Pescara. E vediamo che cosa succede. Certo, ci vorrebbe contro il Palermo una vittoria rigenerante, ritonificante. Mi sembra di aver visto anche nelle interviste post partita da parte sia dell'allenatore che dei giocatori che sono intervistati, li ho visti un po' troppo molli anche nelle dichiarazioni, non so perché, in realtà ci stiamo giocando una promozione. Cioè tu dici quasi rassegnazione. Detto, no? L'avversario è stato superiore, va bene, a Cittadella l'avversario ti è stato superiore, però noi siamo una squadra d'elite in Serie B, io vorrei vedere... Vorrei che tutti i giocatori avessero il piglio di Scognamiglio, se sono sincero fino in fondo, anche se i piedi forse sono quelli che sono, però forse adesso ci vuole più che la classe, ci vuole un infatti, po' più di personalità. Un po' quello che dicevo, mi riaggancio a questo tuo pensiero, un po' quello che diceva Ciofani, no? Al microfono di Enrico Giancarli a Caldo, ha detto adesso dobbiamo essere noi più esperti a trascinare più giovani. No, ci dobbiamo prendere... Ciofani ti ha detto due volte non so cosa dirti a Caldo e invece un giocatore di 30 anni ti deve dire... No, però ha aggiunto anche questo. Sì, ho capito, però... Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Sì, sì, ti devi prendere le responsabilità, però quando un giornalista è inutile che dici non so che cosa dire. Cioè così Massimo. Però Alessandro non è facile parlare a Caldo. Ma no, ma bisogna parlare perché ti devi prendere le tue responsabilità davanti ai microfoni. Non è che ti puoi sempre nascondere, non parlo, parlano gli altri. Non va bene così, non è così, non è così, cioè questa è una squadra
soprattutto Ciofani, Scognamiglio, lo stesso Scognamiglio, soprattutto i più anziani, hanno un'opportunità in questa stagione storica di poter ritornare in Serie A. E io cioè, sono d'accordo. Lo so, però voglio dire, c'è chi c'ha e chi non c'ha. Io credo che questa squadra... Cioè, avrebbe dovuto, secondo te, e poi andremo al telefono, recitare quindi il mea culpa, Ciofani, assumersi responsabilità in diretta, dire la colpa è nostra? Ma oppure... Sì, questo. Però lo ha fatto capire, perché lo ha detto. Però ha detto, poi... siamo noi a dover trascinare i più giovani, però noi più esperti. Cioè, questa squadra, soprattutto io parlo dello zoccolo duro degli anziani, è composta da giocatori che per come sta andando il calcio in questo momento, che c'è una valorizzazione sfrenata dei giovani, hanno probabilmente una delle ultime opportunità nella loro carriera di ritornare in Serie A da protagonisti. Per cui devono tirare fuori un qualcosa in più rispetto a quello che si è provare a perché ci sono 4-5 squadre oggettivamente superiori. Siamo d'accordo, però poi nella roulette russa dei playoff può succedere di tutto. Certo. Io mi aspetto. È chiaro che adesso devi puntare ai playoff nella posizione migliore di classifica. Questo è poco ma sicuro. Così ci siamo tolti questo dente da questa sera, perché Lecce è andato a più 6. Quindi, però ci devi arrivare anche mentalmente. Con la testa giusta, non ci puoi arrivare condizioni come hai visto stasera, perché sennò ai playoff vai fuori al primo turno. Non c'è questa dubbio. È la verità. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, chiediamo scusa naturalmente per l'attesa. Ciao Massimo, sono Marco Cecamore. Ciao Marco. Un saluto a te e al dottor Alberti. A parte sono d'accordo con Alberti, perché fondamentalmente... ha detto cose che non solo ho detto stasera, ma che dico da tempo. Cioè, il Pescara è in crisi non solo di risultati, ma da un po' di tempo, ma anche di gioco, di identità. Ma al di là di questo, io dico questo conoscendo un po', se conosco un po' il presidente, se vai a leggere tra le righe le interviste del presidente delle ultime settimane, lui non è stato molto tenero con l'allenatore e secondo me ha già deciso a fine campionato di non confermarlo. Ora voglio dirti questo: io credo che Pillon non debba stare tranquillo, perché nella malaugurata ipotesi che mercoledì, speriamo di no, arrivi un'altra sconfitta col Palermo, io credo che la tentazione di affidare la squadra a Zauri il presidente ce l'abbia. Non dimentichiamo l'anno di Baroni, quando fu esonerato all'ultima giornata e fece fare praticamente i playoff a Oddo, cioè l'ultima in casa col Livorno. Io credo che Ti blocco un attimo, avevamo una squadra di altra categoria lì, non scherziamo, perché se vogliamo paragonare quella squadra 2014-2015 con questa rosa non ci siamo. Sì, Massimo, è vero, però dalla posizione in cui eri in classifica, cioè il Pescara sta sprofondando, attenzione, rischiamo veramente, ripeto, mi auguro di no, perché c'è una crisi, perché se fosse solo una crisi di risultati, allora magari dici vabbè, la squadra gioca la partita, prima o poi i risultati. Questa è una squadra che è in crisi tecnica, fisica, di identità, di idee. E io se conosco un po' il presidente, adesso ripeto, non voglio, però io sono convinto che Pillon... Cioè tu hai questa sensazione, se dovessero andare male le cose anche col Palermo, anche se poi dopo 4 giorni si giocherebbe con l'Ascoli, insomma, mi sembra... Sì, però se conosco un po' il presidente, io credo che nella sua testa, perché tanto sono convinto che lui, l'idea di affidare il prossimo anno la squadra Zauri, questa è un'idea che lui, poi non è detto che accada, però credo che l'idea nella sua testa, conoscendo anche com'è, ha sempre preso allenatori dalla primavera, li ha promossi, io non escluderei un ribaltone clamoroso, attenzione, perché lui magari fa questo ragionamento, è vero, sì, come dicevi tu sono d'accordo, la squadra che aveva allora Baroni non era la stessa, però vista la posizione in classifica, visto quello che ti stai giocando, se le cose continuano così, io non escludo soluzioni clamorose, non so cosa ne pensate, però sì, può essere uno spunto di discussione. Grazie Marco. Ciao grazie. Massimo, ciao. Anche se diciamo poi che in città circola la voce sul fatto che Zauri probabilmente sarà il prossimo allenatore del Pescara, però sarà confermato mi sembra assodato, no? Pillon, no, che non sarà confermato mi sembra assodato, perché altrimenti avrebbe esercitato la clausola il presidente entro fine febbraio. Ma,
Beh, però insomma, mi pare che no, la sensazione sì, sia anche, questa. Anche cioè, se ritengo che poi discuterne anche non esercitando sì. l'opzione a fine sì, campionato però, possa però, essere. Però non è stato dato neanche il segnale. Quindi siamo significa, d'accordo. Cioè, nella settimana in cui tu affronti il Palermo e c'è il derby con l'Ascoli. Mi sembra un po' prematuro, ciò nonostante credo che il nostro amico spettatore abbia ipotizzato un qualcosa. Scusa, Massimo Mancini che gradirebbe un nostro commento sul non mercato a gennaio. Massimo Mancini, mi dispiace deluderlo perché lo abbiamo io insomma l'ho fatto non so sì. quante volte, forse migliaia di volte. Il non mercato, per me la squadra non è stata rinforzata e mi pare oggettivo, ma secondo me non è stata neanche indebolita. Se poi diciamo che Mancini è un giocatore che faceva fare a questa squadra il salto di qualità, io non sono assolutamente d'accordo. Ma non d'accordo. Sono d'accordo nemmeno e quindi io. La squadra non è stata rinforzata sì, però ma non nostro, è stata neanche indebolita. Però il nostro amico spettatore ha sottolineato un concetto, a mali estremi e sì. estremi rimedi. Ritengo che con un po' di logica in questo momento onestamente non ci siano i presupposti per un ribaltone certo. in corsa, però siccome nel calcio ormai ne abbiamo viste di tutte, ne continueremo a vedere di tutte, ha evidenziato un'ipotesi che si potrebbe, io uso il condizionale, verificare visto che c'è stato il precedente di Oddo, però c'è un dato di fatto, questa squadra deve assolutamente cambiare registro. E lo deve fare in fretta. Quindi perché secondo te insomma questa squadra è in caduta libera, no? Perché ci dobbiamo mettere d'accordo sulle. Perché questa squadra in questo momento, nell'ultimo mese, io ho visto la partita cioè col in caduta libera, col Cosenza, tale da giustificare Lecce. Magari no, in caso no, di KO no, un esonero. No, io non ho detto questo, io ho detto che questa squadra deve riprendere il cammino e il piglio che aveva in precedenza, non ho detto che deve cambiare l'allenatore. Ho solamente commentato le dichiarazioni del telespettatore che ha ipotizzato uno scenario possibile o non possibile. Sta di fatto che questa squadra adesso è chiamata comunque ad avere un'inversione, quantomeno sui risultati, non gli si chiede certo. ovviamente il bel gioco, però deve ritornare a far punti, non è che può continuare a perdere le partite. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Sono Massimo De Liberis, saluto anche Alessandro. Ciao Massimo. Ciao. Senti, dunque, io è il primo parere che ho sempre coltivato, perché siamo tutti tifosi del Pescara e fin dal principio di questa stagione, avendo fatto probabilmente più punti di quelli che chiunque di noi avrebbe immaginato, ha indotto tutti quanti, o quantomeno molti, ad avere ambizioni, ad illudersi e via dicendo. Però dobbiamo sempre fare i conti con la realtà. E quindi siamo benissimo consapevoli che si tratta di una squadra che è mediocre fondamentalmente, al pari di tantissime altre squadre, perché comunque la Serie B da tanti anni è una categoria assai mediocre, eccezione fatta per qualche squadra che inevitabilmente fa valere il proprio valore. Questo implica che il Pescara non può pretendere di essere chissà quanto migliore di quante altre squadre, e questo mi fa anche pensare che tutto sommato sta cominciando a delinearsi una classifica che probabilmente si farà sempre più veritiera. Vorrei anche aggiungere che questa è anche un'altra delle mie sensazioni che nutro da parecchio tempo ormai, che molti... Scusa Massimo, ti faccio una domanda, no? Siccome sì. tu hai detto la squadra mediocre, però non ho capito per quale obiettivo, perché secondo me la squadra è da playoff... No, mediocre, mediocre nel senso che è una squadra mediocre per un campionato di Serie B normale... Cioè una squadra quindi da playoff? No. E invece, vabbè, non abbiamo lo stesso punto di vista. Secondo me ma questa è una squadra più altro. Forte dell'anno scorso, che può fare i playoff. Adesso sta andando al di là delle più rosee aspettative, però attenzione perché si sta perdendo sul più bello. Se questa è una squadra mediocre, la domanda era questa in realtà. Che cosa dovrebbero dire a Benevento? Ma, il Benevento, essendo una neoretrocessa, come tutte le neoretrocesse, magari si parte dal presupposto e magari...
i beneventani partono dal presupposto, siccome neoretrocessi debbano per forza di cose essere tra le prime in classifica, ma questa è una legge. No, ma io dico come organico, ti parlavo di organico, cioè se il Pescara è mediocre come organico, il Benevento che è un punto in meno del Pescara, quindi che cos'è? Ma sappiamo benissimo anche, ti ricordo che nel 2000-2001 avevamo uno squadrone e abbiamo fatto onestamente ultimi. Questo non significa proprio niente, perché il fatto di avere in organico... Ecco, mi stai dando ragione, cioè non è che... La squadra ha un valore mediocre, perché il Pescara certamente non è all'altezza della squadra composta dai giocatori del Benevento, e questo è ovvio. Quindi non è che sia, cioè, penso che in realtà siamo d'accordo. Mediocre perché? Perché in qualche maniera fa parte della media di quella che è una mediocrità del campionato di Serie B. Poi che ci siano delle squadre, in particolare due neoretrocesse, ossia Crotone e Benevento, che sicuramente non sono dalle parti alte della classifica, magari questo diciamo conferma anche la regola, cioè il Pescara secondo me è una squadra mediocre, il campionato di Serie B è un campionato mediocre, tecnicamente è un campionato mediocre da tanti anni, quest'anno è ancora più anonimo, e quindi stavo dicendo, tutto sommato sta delineandosi una fisiologica classifica che pone il Pescara nella posizione che tutto sommato potrebbe essere quella che le compete, anzi non mi meraviglierei nemmeno se uscisse dalla griglia playoff, sia perché psicologicamente in questo momento storico non si trova nelle condizioni per affrontare al meglio le partite che restano da qui alla fine, sia perché comunque possono benissimo esserci altre squadre che in quanto mediocri, tanto quanto il Pescara, però psicologicamente possono avere un approccio migliore. Cordialmente non siamo d'accordo, però ci può stare, vabbè, insomma, ma per carità. E poi ultima sempre osservazione di carattere personale, sì. A mio avviso non so quanti dei componenti della squadra nutra una vera e propria ambizione, al di là di quelli che possono essere gli interessi, va bene, ma chiunque ha interesse a far bene per andare in alto, perché aumenta il proprio valore, perché può ambire ad altre piazze, sì, va bene. Però voglio dire, quando vanno in campo, se mangiano l'erba si vede, e i pescaresi, i giocatori del Pescara intendo dire, l'erba non la mangiano. Cioè i solchi nel campo non li hanno mai lasciati dall'inizio del campionato. Beh, insomma, voglio dire, all'inizio non era così. In realtà non era così, perché le prime 8 partite, 5 vittorie e 3 pareggi, stavamo parlando tutti della più grande sorpresa del campionato, si diceva il miglior centrocampo della Serie B dal punto di vista quali quantitativo, soprattutto qualitativo. Adesso stiamo dicendo altre cose, perché evidentemente quella squadra aveva dato più di quello che sarebbe stato lecito attendersi, quindi ci sta come ragionamento, però non possiamo dire che all'inizio del campionato il Pescara non avesse grinta, determinazione, non no, mi pare. No, forse mi sono espresso male o non sono riuscito a trasmettere quello che volevo dire. Non hai parlato di... Allora, voglio dire che il Pescara abbia fatto più di quanto ognuno di noi potesse aspettarsi, certo, è fuori discussione, quindi che abbia fatto molto bene è altrettanto fuori discussione. Il punto è un altro, è che comunque il Pescara è sempre quella squadra, e quindi probabilmente o erano fenomeni prima e sono diventati brocchi, oppure brocchi erano e peggio brocchi sono andati a finire. No, in medio stat virtus, no, non è così. Cioè è una squadra buona assolutamente da playoff, perché non è la squadra dello scorso anno, questo lo hanno detto tutti, anche i più esperti, è una squadra che poteva lottare per i playoff, è dentro i playoff, adesso è un momento di oggettiva difficoltà. Gli avversari ti studiano, sanno pregi e difetti, tu non riesci ad invertire il trend, a trovare, a individuare le giuste contrarie per invertire la rotta. Tutto qui il problema è questo, perché non è una grande squadra, e questo l'hai detto, non è una squadra all'altezza di Benevento, che pure ha un punto in meno, di Verona, Palermo, Brescia, Lecce stesso, quindi ci sono almeno 4-5 squadre che hanno un tasso tecnico superiore e anche sì, di organizzazione. Però, Lecce vive sulle ali dell'entusiasmo, noi non ce l'abbiamo, ecco, e quella già una marcia in più. Beh, chiaro, il Palermo abbiamo visto all'andata quello che è stato in grado di farci.
sì. E non possiamo nemmeno metterci bocca perché dobbiamo trovare soluzioni. Ma infatti i dati dicono che sono 6 sconfitte esterne in altrettanti scontri diretti. Tu hai vinto soltanto alla Spezia ad ottobre, quando stavi al massimo, sì, della condizione. Tutto qui. Cioè, è un discorso, voglio dire, molto semplice, logico. Questa squadra ha fatto, come dicevi tu, molto di più di quello che sarebbe stato lecito attendersi. Adesso ci sono delle difficoltà, però può stare benissimo nel novero delle formazioni che lottano per i playoff, che sono dentro i playoff, secondo me. Cioè, non mi pare che lo Spezia abbia qualcosa in più del Pescara. No, lo Spezia assolutamente no. Che adesso certamente è fuori dai playoff, per dire, Sì, certo, no, vabbè, ma anche se dovesse rientrare lo Spezia, non è che adesso, siccome rientra lo Spezia, allora vuol dire che lo Spezia è meglio del Pescara, no, però con questo confermo quello che dicevo prima, cioè c'è una mediocrità diffusa. Ah sì, su questo siamo d'accordo, sul fatto che sia un livellamento sempre di più verso il basso in questi campionati, ma a partire dalla Serie A, insomma. Però certo, ecco, l'altro accento che avevo posto era proprio la squadra, presa nei propri singoli. Quanti di questi veramente ti danno quella sensazione che effettivamente vogliono andare, vogliono vincere? Io questa percezione non ce l'ho, onestamente. Ma io quanti te la danno? Quanti, su 11 che scendono in campo, da quanti ne avverti tu questa sensazione? Non lo so, è difficile rispondere a questa domanda. Io penso che quando un giocatore va in campo da tutto, io almeno, insomma, ho fatto nel mio piccolo l'atleta, anche quando vado a giocare a calcetto voglio sempre vincere, quindi mi sembra, sinceramente questo discorso non riesco a capire. Perché noi lo facciamo gratis et amore dei, Massimo, o meglio, io lo facevo perché purtroppo non posso giocare, però questi hanno interessi. Chi è in prestito, chi sa di essere stato già venduto, chi ha... Ma che c'entra? Cioè, se tu fai un grande campionato poi ti valorizzi, ma non è però attenzione, i giocatori anziani sono gli unici che non sono in prestito. Ecco perché io continuo a battere il chiodo sul fatto che gli anziani possono avere probabilmente l'unica chance che gli è rimasta di ritornare, perché ormai un giocatore di 27, 28 anni, 29 anni e che gioca in Serie B è difficile che venga preso in sede di sessione estiva da una squadra di Serie A, quindi quale occasione migliore come quella di quest'anno? Però voglio dire, Massimo, ognuno poi è libero di... Cioè, il calcio è proprio bello perché ognuno può vedere le cose da... Alessandro, tu hai fatto... Cioè, voglio dire, tu, io condivido quello che dici, perché effettivamente, guarda Campagnaro stasera verso la fine, che era stato punto dell'orgoglio degli olè che davano i leccesi. Vedi come andava in... Cioè, Campagnaro, oppure magari i più anziani, che sono quelli che... in qualche maniera. Però non mi sembra un discorso legato da mancanza di impegno. Io questo lo escluderei. Io la cosa che ho evidenziato è che questa squadra nell'ultimo mese è in fase calante. Non credo che sia una squadra che non possa andare in Serie A, perché peraltro mi sembra una squadra che come costruzione di rosa se la possa giocare. Oggi come oggi è una squadra che con delle difficoltà. Io la mia chiave di lettura è questa, non c'ho niente, nulla contro nessuno del Pescara, per l'amor del cielo. Mi sembra che sia una squadra un po' a terra sotto il profilo fisico, poi sotto il profilo dell'impegno, di tutti gli altri che voglia andare in Serie A, non voglia andare, non mi sento di esprimere. Però ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se diciamo termini, che la squadra accusa un problema, una pressione a livello fisico, e poi diciamo anche che però non ci piace l'atteggiamento, che è troppo sparagnino e rinunciatario, qua ci dobbiamo mettere d'accordo, perché le due cose sono collegate. Le due cose sono... Quindi allora non può essere solo un problema di natura fisica. Massimo, ti dobbiamo salutare. Va bene, saluti a voi. Grazie a te. Allora, buonasera Massimo. Mirko Serraiocco scrive: ciao Mirko, a te e al signor Alberti, signor inteso proprio come signore, vedi? Grazie. Posso capire una partita storta, ma sono troppe ora per non chiamarla con il suo proprio nome e cognome, crisi tecnica, fisica e soprattutto di identità. Siamo arrivati alla fine, ancora facciamo esperimenti con i nostri 4-3-3, 4-4-2, 4-5-2, 4-3-2-1, ma basta, siamo, come ho detto, in tempi non sospetti. Se vai avanti così, Max, non riesco a leggere, sei andato troppo avanti.
Ecco, bravo. In tempi non sospetti, da quinto sesto posto. Ecco, vedi, quindi già Mirko dice una cosa diversa da Massimo, cioè quinto sesto posto significa che è una squadra da playoff, quindi non è così mediocre come sembrerebbe in questo momento. Per carità, usciremo al primo turno dei playoff e spero che finalmente si possa programmare il futuro. Spero tanto di essere smentito. Forza Pescara sempre. Fabio Ganzo, e poi andremo al telefono. Leggiamo un attimo Fabio che ha scritto 4 minuti fa. Max, se mi fai leggere Fabio Ganzo. No, non si muove la pagina, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Buonasera Massimo, sono Mario. Carissimo Mario. Ecco, scusa Mario, Fabio Ganzo. Sì. Massimo, buonasera. Intanto vorrei fare un in bocca al lupo al tifoso. Poi vorrei chiedere, ma in questa squadra, dal centrocampo più forte della B, a detta di molti, il gioco chi dovrebbe costruirlo? Crecco, Memuscia, Ibruno? Poi, oltre Mancuso, i gol chi dovrebbe farli? 45 punti non sono oltre i nostri meriti e meno male, aggiungo, abbiamo 10 giocatori di categoria contati. Questo è il messaggio di Fabio Ganzo a te. Allora, buonasera Dante, buonasera. Buonasera a lei. Allora, noi alla fine del girone di andata, alla fine del mese di dicembre, eravamo secondi. Sì. Adesso eravamo secondi con Del Grosso 36 anni, Campagnaro 40 e Balzano 33 anni, che sono stati punti forte della squadra del Pescara. Adesso chiaramente questi tre, e ne ho citati tre, ma potrei citarne una decina abbondanti, questi tre giustamente hanno avuto il calo fisico, perché la gente di 40 anni non può giocare al calcio, con tutto il rispetto per la carriera di Campagnaro, di Balzano, di Del Grosso stesso. Quello che dico io, noi avevamo 6 centrocampisti e sì, erano comunque pochi. Il famoso centrocampo più forte della B non vedeva Bruno tra i titolari, per fortuna. E questo giusto per dire qualche cosa. Se ogni mese di gennaio la squadra del Pescara viene stravolta, la colpa non può essere di questo o di quell'altro allenatore, è pronto Zauri ma sarà pronto Pochetti e via discorrendo. La colpa è sempre e solamente di una persona, il signor Sebastiani, che quando andrà via da Pescara sarà sempre troppo tardi. Ci sta facendo perdere una generazione di tifosi. Questa è una situazione che si basa sulla passione della gente, e quest'uomo ci sta distruggendo, ci sta umiliando la passione. Noi adesso, a me dispiace per quei due ragazzi, uno di Lecce e uno di Pescara, che questa sera stanno male, sono ricoverati in codice rosso, ma per andare dietro a chi? Massimo, dietro a chi? Noi siamo stufi, cioè noi ad Ascoli, noi a Lecce questa sera potevamo essere in 3.000 per la situazione di classifica che vedeva, al di là se abbiamo perso, se potevamo pareggiare o vincere, al di là. Ma questa è una piazza che ha perso ogni fiducia, ogni speranza, perché c'è quell'uomo al comando che adesso già sta denigrando Pillone. Ma se noi ci troviamo qui, non lo so, questa sera, il merito è solo di quell'uomo, che con una squadra mediocre, sì, certamente siamo tra le prime 8 come squadra, ma perché? Perché le altre, ma perché il Crotone si è perso? Ma il Crotone è nettamente superiore a noi. Ma perché la Cremonese si è persa? La Cremonese è superiore a noi, cioè andiamo certo, a vedere gli organici. Sono d'accordo, la Cremonese assolutamente. Ma andiamo a vedere gli organici della Serie B, Massimo. Sì, noi sì. Noi stiamo giocando il girone di ritorno con 4 centrocampisti e da sposto, poi non lo so se ci si mette il diavolo, non lo so, io sono una persona molto... Eh sì, dopo l'infortunio di Melegoni e quello bravo, di Canutè che sta per rientrare, sono solo 4 centrocampisti, questo è, vero. Bravo, questo è un dato oggettivo. Quindi... Ma di chi è la colpa, Massimo? 6 centrocampisti, cioè, non bastavano.
cioè, non bastavano perché erano pochi. Adesso addirittura noi abbiamo dati via. Ma non saranno, infatti io numericamente, Mario, no, per, così per completare il discorso di prima, numericamente io ti do ragione, perché allora io dico sempre, cioè dal punto di vista numerico non è stato rimpiazzato chi è andato via, però dal punto di vista, voglio dire, complessivo del valore del centrocampo, non mi pare che questa squadra si sia indebolita. Cioè. Penso che Bruno non c'entra niente col gioco del calcio, Massimo. Beh, no, beh, io non mi sento. Sinceramente, Mario, non mi sento di. No, su questo no. No, per carità, riguardo il primo gol. Riguarda il primo gol prima del calcio d'angolo, la palla era di sì, prima, sì, la palla sì, vabbè, abbiamo preso è gol. Vero, d'accordo, c'è stato anche lì un errore, cioè, d'accordo di Bruno, però lì poi c'è stato anche l'errore di Scognamiglio, sul secondo gol non è andato a coprire Brugman, cioè voglio dire, gli errori sono stati di tutti, non è che... Bravo, il calcio d'angolo dopo è stato un errore di tutta la squadra, per carità, sì, eravamo cioè, piazzati malissimo, per carità, ma tu e a te, io sto uscendo io, palla al piede, insomma, regalo sì. La palla all'avversario, in quella zona del campo si prende il contropiede, la fortuna ci ha salvato, che comunque abbiamo rimediato con un calcio d'angolo, poi prendi gol sul calcio d'angolo perché insomma la squadra è messa malissimo, ma certo. Attenzione, noi dovevamo prendere un terzino sinistro, a me questo Pinto non è che sia dispiaciuto, è chiaro che non ha la partita nelle gambe, ma il terzino sinistro mi serviva a gennaio, non sì. Alla fine di marzo, Massimo. Certo. Un centravanti mi sarebbe servito a gennaio, ma dei sei centrocampisti che avevamo io avrei voluto altri due centrocampisti a gennaio per avere otto centrocampisti, cioè se noi, io perciò dico, vediamo gli organici delle altre squadre. Se una squadra che deve lottare per andare in Serie A si presenta ai nastri con quattro centrocampisti, sì. Allora la colpa è principalmente di uno solo, che ogni mese di gennaio, signori, andatevi a rivedere dal 2012, da quando è entrato in Serie, ci aveva portato Sotelo, meno male che ci avevamo Zeman che ha detto rimettete questo qua sull'aereo, questo è successo nel 2012, Massimo. Sì. Ecco, allora ho capito. Io sono stufo di parlare di queste storie, perché veramente a me stasera piange il cuore per quel tifoso che sta... Ecco, infatti, soprattutto questo, perché insomma veramente dovremmo sorridere, parlare di calcio per sorridere. Bravo. Le cose serie sono altre e quando lo facciamo esatto. Civilmente, parlare di calcio civilmente mi piace, come stai facendo tu, per carità. Per carità, ma purtroppo non vale la pena andarsi a mettere in queste situazioni per una squadra che ci ha distrutto la passione, ma una squadra indesa non da... Pillon, Repetto, Fiorillo e tutti i giocatori che vanno dal campo, quello che ci ha distrutto la passione è il presidente. Perfetto. Grazie, Mario, dello sfogo, e buona serata a tutti e due. Grazie Mario, grazie per questa lunga telefonata. Antonio Netrolpo, buonasera, domanda per Alessandro, Alberti, Enrico. Sarebbe stato bello che ci fosse stato assolutamente. Lui è per giocare con solo modulo. E che c'è scritto? Io non riesco a leggere. Fiaso che significa? Ma forse è scritto male. Con Zeman ci si lamentava del suo integralismo, adesso di Pillon che sta sempre cambiando, la squadra involuta rispetto all'andata. E questo è un fatto oggettivo. La squadra involuta non è una grande squadra, l'abbiamo detto, una squadra che ha fatto molto di più di quello che sarebbe stato lecito attendersi, lo ripetiamo sino alla noia, lo ripeteremo. Il Pescara ha giocato e così scombriamo il campo da qualsiasi dubbio, Alessandro, perché si parla tanto di atteggiamento. Il Pescara sa fare una sola cosa e l'ha fatta bene fino a un certo punto. Gioca in ripartenza, gioca di rimessa. Tutto qui. Cioè la squadra è una squadra di contropiede. Stop. Purtroppo è questo, cioè la verità è questa, cioè la verità che emerge da questo campionato. Se poi vogliamo altro, allora non so che cosa. Il tifoso dell'ultima telefonata, evidentemente, è chiaro che è un tifoso che è contro il presidente. D'altronde c'è una parte della tifoseria che è scollata dalla realtà del Pescara, poi ognuno, io dico che è libero. Vabbè, di pensare, la frattura è evidente ormai, insomma, i movimenti vengono fatti in maniera civile, certo, non è, assolutamente no, non è questo, però ti faccio una domanda, speriamo che
questi giocatori che ha menzionato, anche i vari De Grossi, i vari Balzano. Speriamo che nel momento in cui si giochino gli spareggi li trovino, certo, la verba, leggi, allora il commento. Allora, infatti l'unica speranza in questo momento è questa, tenendo presente che oggi hai affrontato una signora squadra, la migliore del campionato in questo momento, perché questo va detto, cioè perché non ce lo dobbiamo dimenticare troppo facilmente. È stata sciocca l'espulsione di Maras, che doveva, certo, stare più tempo, esatto, si è fatto prendere, si è fatto accecare dall'ira, si è andato a cercare un'espulsione inutile. Sì, si era innervosito. Era un giocatore che non ci sarà adesso col Palermo. È un giocatore, mi sembra che è uno degli imprescindibili, esatto, di questa squadra. Allora, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera Mimmo. Ciao Mimmo, carissimo. Ciao, buonasera anche Alberti. Buonasera a lei. Che dire? Praticamente adesso c'è il programma piatto. Cioè, non reagisce più la squadra, non reagisce più. Giustamente il tiro Pillone che diceva abbiamo corso male, ma questa squadra corre male dall'inizio del campionato, soltanto quando era più in condizione riusciva a farlo. Giustamente giocavamo, però difendendo così passi, cioè 80 metri, sono 80 metri di campo da fare, che quando sei in condizione, quando sei in queste condizioni non ti fai più, quindi non esci più per l'intensiva. Li ho visti, ho visto le interviste molto occupate, sia i giocatori che Pillone, perché io ho visto il Cittadella che a 41 giocare contro il Padova, giocare un secondo tempo a 250 all'ora, quindi quelli ci passano sicuramente. Adesso lo Spezia non l'ho visto ultimo. Sì, perché poi si parla, sì, del Lecce giustamente, si parla del Brescia per carità, ma secondo me tra le tre squadre che giocano meglio c'è anche il Cittadella, perché non ce lo dimentichiamo. Il Cittadella quando è in condizione fisica corrono come pazzi, ho scolpato con la Giuseppe. Certo. Ma lì per esempio tu che sei un allenatore, lì c'è proprio un'organizzazione proprio, di squadra. Sì, ma corro, allora, il problema è che corrono... corrono meglio perché sono più vicine, sono più corti, certo, sono quindi sembra che corrono meglio. Bravo, corsi, bravo. Corrono come te. Ma infatti noi vogliamo rendere certe volte il calcio più complicato di quanto non lo sia. Io ho sempre detto che il calcio è semplice, è una questione di distanze tra i reparti. Poi puoi giocare, certo, in mille modi. Sì, certo. Ma infatti, poi ritorniamo, giustamente diceva Liverani che noi abbiamo cambiato modo di giocare. Allora, 4-3-3 non è una questione di numeri, è una questione di copertura del campo. Tu copri, certo, meglio il campo, ovviamente. Certo. Poi per il gioco che faceva il Pescara, che era un 4-5-1, andava, sì, ancora meglio, perché sulle fasce laterali c'avevamo i raddoppi, è i centrocampisti erano più stretti, quindi coprivano di più il centro. Adesso invece col trequartista invece giocavano due larghissimi, esatto, i tre e mezzo non facevano in tempo ad andare di qua, assolutamente, di là. Infatti avevano difficoltà a scivolare proprio sull'esterno. Vabbè, ma la distanza devi fare, devi coprire il campo, sì, 70 metri, so, non è uno scherzo. Tant'è vero, sì, che ha cercato di porre rimedio poi Pillone all'inizio della ripresa, secondo me facendo anche bene, però poi non sei stato mai pericoloso, questo il fatto, cioè il risultato è stato questo. Massimo, il problema è che noi ce ne abbiamo 12-13 da far giocare, il resto lo so, c'è anche quello, sì. E quindi quando ti finisce la benzina quei 12-13 va in difficoltà, finisce, soprattutto contro comunque un Lecce super, esatto, questi corrono pure questi qua, anche perché ricordiamoci come abbiamo vinto la partita d'andata, non è che ce ne siamo scordati, sì bravo, cioè, è stato un miracolo quella dell'andata, se no giocavano in 10-9 ci hanno messo in difficoltà pure all'andata, assolutamente, però io penso che secondo me sarà difficile arrivare anche ai playoff perché questa squadra veramente non reagisce più. Quindi sei pessimista, insomma, Mimmo? Ma sì, perché vedo anche Mancuso che chiaramente non può reggere una stagione segnando soltanto lui, cioè noi abbiamo bisogno almeno di un'altra punta, di qualche rinforzo, di qualche puntello, invece abbiamo perso due giocatori che sono d'accordissimo con te, ma Cin non faceva nessuna differenza. Però era un numero. Ah sì, beh, cioè, certo. Infatti no, il problema è che non ha integrato, esatto, non hai rimpiazzato numericamente il giocatore che hai ceduto. Questo è poco, infatti, ma sicuro. Siamo rimasti in quattro, adesso. Certo. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Tra l'altro Brugman stasera l'ho visto male, sia da trequartista che quando si approcciava, anche da regista, giustamente, sì, rientrava, esatto. Ma tu un trequartista gioca bene quando hai una punta che tiene palla,
allora arrivi da dietro, ti dai il tempo di arrivare. Noi non ce l'abbiamo la punta che tiene palla, perché Mancuso attacca lo spazio, Marras è uno che scappa come un'anguilla, sì. Quindi come fa a arrivare trequartista sul pallone difeso dall'attaccante? Non ce l'hai. Assolutamente, assolutamente. E okay. Vabbè, purtroppo è andata. Il tentativo di, insomma, ridare quella libertà che gli aveva dato, no, affiancandogli Zuparic Marino 5 anni fa, è andato a vuoto questo tentativo, però erano altri tempi. Adesso Brugman, purtroppo, c'è da dire, Mimmo, a parte che non è forse neanche al massimo della condizione, perché è stato male, insomma, ha avuto sì, un problema muscolare. Dopo tre partite fuori, ma poi non è più abituato, secondo me, neanche più a ricoprire quel tipo di ruolo, perché giocava anche a tutto quello. Campo 5 anni fa. Anche quello. Forse il ruolo migliore era quello che gli faceva fare Zeman da mezzala. Ecco, secondo me. Non ci credeva tanto il ragazzo. Il boema non ha sbagliato. Su quello siamo perfettamente d'accordo. Grazie, ciao, grazie Mimmo. Mezzanotte e 50, dobbiamo andare in pubblicità, Alessandro, poi te lo giuro, ti congedo. Andiamo a Danno. Sì, sì, andiamo a Danno. Allora, pubblicità e poi le conclusioni. Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, abbiamo altre due fasce pubblicitarie e andiamo prima al telefono brevemente. Pronto Radio 8 Sport, stiamo per chiudere. Sì. Max, mi senti? Sì. Ciao, sono Marco. Ale, sono Marco Tara, portiere. Ciao, ti ricordi ciao. Di me? Ciao. Ciao, ex procuratore. Senti, io non ho resistito ma ho dovuto chiamare. Sì. Io dico una cosa semplicissima, perché sono stato dentro e mi rendo conto. Ale, sei stato un po' aggressivo nei confronti della squadra e tutto, però fondamentalmente sei stato realista, perché è una squadra che se andiamo a prenderli singolarmente, sì, è una squadra che non si sa il motivo principale, però comunque sia siamo lì sopra, però se andiamo a vedere non è una squadra che deve stare là. A parte due o tre elementi, diciamo che è una squadra che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, quindi tutte queste critiche da parte di altri signori che hanno telefonato ci possono pure stare da tifosi, però chi come te, Alessandro o Massimo, diciamo che capiscono la situazione, è una squadra che sta dando, secondo il mio punto di vista, molto di più di quello che erano le aspettative. Sì. E secondo me, il mio punto di vista, è una squadra che non corre più. Mm-hmm. È arrivata a livello fisico diciamo allo stremo, perché giocando a prescindere, allora, siamo partiti con 4-3-3, va bene, adesso 3-5-2, quindi 3-5-2 devi correre il triplo di quello che correvi prima, con gli esterni e con le mezze ali e tutto, cosa che adesso non ce le hai, quindi vai in sofferenza con chiunque. E poi comunque sia non hai grossa qualità in campo, perché io sì, tutti quanti Brugman, però perché Brugman sa Pescara? Tutto rispetto per il Pescara, io so giocare, tutto quello che volete, però perché uh-huh. sta ancora con noi? Perché secondo me non è quel giocatore che tutti quanti diciamo elogiano, e quindi solo con lui non è che può girare la squadra. E giocando 3-5-2 ci vuole uno che veramente fa giocare la squadra, quindi con gli esterni che, vabbè, a livello tecnico, ma non entriamo a livello tecnico perché non voglio fare l'allenatore, eccetera, eccetera. Però comunque sia è una squadra che non morde più, è una squadra che non corre più, ed è un peccato, perché sono a prescindere dalla difesa, che io non so il prossimo anno come il Pescara, se non sale in Serie A, rifà la squadra, perché fondamentalmente abbiamo una difesa ultra trentenne. Sì. Quindi a prescindere da quello perfetto, andiamo a chiudere però. Ok, Max, questa è una squadra che sta facendo molto di più, secondo me, di certo. quello che erano le ambizioni. E siamo quindi d'accordo. Sentire tutte queste critiche e tutto quello che si dice certo. è un peccato. Mancuso, assolutamente. Sì, ma Mancuso
fino a un anno e mezzo fa chi era, quindi obiettivamente sta facendo lo stravedere quest'anno, quindi se non fa un gol per due o tre partite ci sta pure. Assolutamente. Perfetto, quindi, sei stato molto chiaro. Grazie, un grazie per Ale. Ciao, grazie. Grazie, grazie per questo intervento. Dobbiamo correre, seconda fascia pubblicitaria, poi ci sarà l'ultima entro l'una e cinque. Ti libero. Grazie. Pubblicità. Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, c'è una telefonata e poi davvero andremo a concludere questo appuntamento infinito con il terzo tempo live dopo Lecce Pescara terminata 2-0 per la squadra di Liverani. Pronto Rete 8? Ciao Massimo, sono Antonello. Ciao Antonello. Un saluto a te e all'ospite Alberti. Tu sei telegrafico, mi piace. Sì, volevo dai. Fare una considerazione molto veloce, sì. Per Pescara mi è piaciuto, Villona ha molte coppe questa sera. Però in contrario agli ospiti che mi ha telefonato, per me Sebastiani in questa sera non ha molte colpe e nell'arco della stagione comunque la squadra sta giocando comunque bene. Spero che vada meglio nelle prossime partite, grazie. Perfetto, grazie, grazie Antonello, sempre molto veloce nelle sue considerazioni. L'una e quattro minuti, allora mercoledì prossimo turno infrasettimanale sarà il posticipo della 31esima giornata, Pescara-Palermo inizio ore 21, il Palermo senza tre giocatori importanti, Nestorowski e due centrali titolari, Bellucci e Rajkovic, probabilmente non ci sarà neanche Muraschi, il polacco, il centrocampista che è stato sostituito ieri a Cosenza per che ha accusato un problema di natura fisica, però il Palermo insomma lì davanti ha una batteria di attaccanti di tutto rispetto, insomma certamente ha grande scelta Stellone. È una partita, no? Una partita da vedere, ah. Io spero che ci sia un'inversione, ci sia una partita d'orgoglio veramente, d'orgoglio. Una partita tosta mercoledì. Adesso ci vuole davvero una reazione d'orgoglio, perché sì. È chiaro che abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni rilasciate da Pillon, un Pillon in tono dimesso effettivamente questa sera. L'ho visto un po' preoccupato, probabilmente preoccupato, non si aspettava neanche lui, al di là del risultato che ci può stare che perdi a Lecce, però come hai perso, no? Oh, devo dire che adesso poi col Palermo è sicuro che mancherà Marras a Pescara. Sì, Marras sì, la squalificato. Di squalifica se la becca e Marras certo. è stato uno degli inamovibili nello scacchiere, esatto. A prescindere dal sistema di gioco che ha adottato l'allenatore. Quindi era preoccupato evidentemente non solo per la sconfitta, ma perché starà già pensando a come affrontare il Palermo. E chissà, si potrebbe rivedere un assetto simile al secondo tempo di oggi. Può essere. Potrebbe esserci può questa essere. Credo che Brugman lo ritornerà sicuramente davanti, dinanzi alla difesa. Mi sembra che l'idea di farlo giocare dietro le due punte sia tramontata. Assolutamente. Allora, l'una e cinque minuti è tutto per terzo tempo live. Abbiamo commentato quello che è successo allo stadio di Via del Mare di Lecce. Purtroppo ci sono stati scontri tra le tifoserie di Lecce e Pescara. Un tifoso del Pescara ricoverato in codice rosso, ha detto Ciofani, a microfoni accesi Matteo Ciofani all'ospedale di Brindisi, se non ricordo male, però insomma le notizie sono frammentarie. Speriamo il meglio per questo tifoso. Tra l'altro, quale sarebbe stata la dinamica? Secondo una prima ricostruzione, un fumogeno lanciato dai tifosi del Lecce e alcuni sassi avrebbero colpito i pullman dei pescheresi che erano diretti a Lecce, perché questi incidenti, questi tafferugli si sono verificati in località Squinzano, nei pressi di Lecce, uno dei quali avrebbe parzialmente preso fuoco, uno dei pullman pescheresi. Sul posto sono giunti oltre mezzi di soccorso anche carabinieri, guardia di finanza e polizia di Lecce e Brindisi. I tifosi del Pescara hanno raggiunto lo stadio a gara ampiamente iniziata. Queste sono le immagini che vi abbiamo proposto più volte nel corso di questa serata, vedremo quello che succederà, vi terremo aggiornati anche sul nostro sito sulle condizioni di questo tifoso, sembra del Pescara, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. È tutto per terzo tempo live, grazie ancora Alessandro Alberti per la sua competenza, perché ha impreziosito il nostro spazio, grazie a Max Paciglio in regia, non mi rimane altro che darvi la più cordiale buonanotte. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.